22 luglio 1968. Muore Giovanni Guareschi. Nacque a Fontanelle, frazione di Rocca Bianca, in provincia di Parma, il 1 maggio 1908. Traversie familiari che culminarono con il fallimento della società paterna influirono sul suo rendimento scolastico e sulla prosecuzione degli studi. Figura chiave nella formazione del giovane, quella d'un parroco, Don Lamberto, i cui modi bruschi, ma contemperati da una fondamentale bonomia, sarebbero confluiti nel carattere di Don Camillo. Dal 9 settembre 1943, catturato dalle truppe tedesche, internato nel lager di Sandhurst, poi trasferito in vari campi di concentramento in Germania e Polonia, Guareschi rimane prigioniero per 2 anni. Tornato libero, ritrova la sua cifra espressiva più caratteristica ed efficace nella creazione della saga padana di Don Camillo e Peppone. Figure nello stesso tempo archetipiche e storiche, esemplari non solo per una lotta politica animata da opposte visioni, tuttavia basata sulla condivisione di alcuni valori di fondo, ma anche dell'umanità sana e spontanea del piccolo mondo, della civiltà contadina. Dal 1948 al 1966, i due personaggi ben presto celeberrimi compaiono come protagonisti nella forma del racconto seriale e in quel microcosmo ricco d'umanità che l'autore battezza Mondo Piccolo. «Mica dico d'averli creati io», spiegava Guareschi dopo l'enorme e imprevisto successo mondiale delle sue storie, raccontate anche in forma cinematografica. «Io ho dato loro una voce. Chi li ha creati è la bassa. Io li ho incontrati, li ho presi sotto braccio e li ho fatti camminare su e giù per l'alfabeto».